Ciao a tutti! Io sono mamma Claudia. Io sono papà Salvo. Io sono Urano. Io sono Ladybug. Ladybug. Ma perché sono Ladybug? Lei è la piccola Noemi. Noi siamo i Cavalieri Family. Oggi io voglio andare in vacanza, te lo dico, eh. In effetti è arrivato caldissimo anche qua. È ora di andare in vacanza, hai ragione, papi. Non hai capito, mamma, ho già preparato le valigie, guarda. E dove sono le valigie, papi? Valigie delle bambine, la tua e il mio inseparabile telo da mare. Perfetto, papi, andiamo. Ma dove andiamo? Scusa, non abbiamo prenotato niente. Vieni con me, c'è la porta magica che ci aspetta. Auri, vieni. Mamma, venite con me! Papi, ma sei sicuro? Sono più che sicuro! Però prima vai tu da solo. Vero, comincerò a entrare io allora, va bene? Ferme, ferme, voi non entrate, lasciate entrare papà da solo. Ciao ragazzi! Papi, sei sicuro, papi? Papi, sei sicuro? Sì, ci faremo questa vacanza a spese del professor Mignolo. Appena sarò lì, mamma, urlerò forte. Rispondetemi, ok Aurora? Ok Noemi? Vado, ciao! Ciao. Oh, non ci posso credere. Ci sono riuscito veramente. Adesso accenderemo la mamma, Aurora e Noemi. Io ho fatto un'altra vacanza gratis al professor Mignolo. Oh, qua non viene nessuno. Auri, speriamo bene. Secondo te papà riuscirà a passare da qualche parte e andare in vacanza? Secondo me no. Anche secondo me no, ho qualche dubbio. Intanto vediamo se è passato per davvero. Apriamo un attimino l'anta, vediamo. Uno, due, tre. Ragazzi, è passato per davvero. Papà! Prova a chiamarlo, brava Auri. Papi! Papi! Qua non risponde nessuno. Che poi ancora non ho capito da dove sta passando e come ha fatto a passare. Ma allora è davvero una porta magica, ragazzi. Nessuno lo sa dove sia andato in questo momento. Proviamo a bussare. Papi! Aurora! Noemi! Mamma! Ci siete? Ragazzi, ma qua non c'è nessuno. Sono solo. Io non voglio fare la vacanza da solo. O magari sì. Voglio fare da solo. Mare profumo di mare, una vacanza, ragazzi, senza bambini, senza moglie, senza suocera. Bellissimo, mi divertirò. Però, scusate, ma dove sono? Devo scoprire dove sono. Allora, qui c'è un telefono. Pronto? Pronto, prova? Pronto? Pronto? Non funziona. Oh, magari c'è qualcuno adesso. Niente. Questa si apre. Questa può essere sigillata. Non si apre. Una si apre, l'altra non si apre. Frigorifero. Quante schifezze! Gelati, cioccolati, Smarties, Twix, Mars. Ragazzi, scorpacciato. Questo che è? Una molletta? È un rossetto! Ma perché? Proprio una molletta e un rossetto? Perché questo lo devo mettere qua così? Oh! Ciao a tutti ragazzi! Ma se ne fuma! Però qui c'è un po' di buio! C'è una tapparella, aspetta che la... Un po' di luce per far vedere questa bellissima stanza. Un'altra porta, ragazzi. Secondo me o c'è la mamma Claudia e le bambine, oppure c'è una piscina. Vediamo. No, c'è il bagno. E che devo fare? Scusa, devo fare la pipì? No. Uno specchio. Mamma mia, ragazzi. Che disastro. Ogni volta che passo alla porta magica, cos'è che suona? Oh mamma mia, il telefono! Io già so chi c'è dietro quel telefono. Appena alzerò la cornetta, già so chi c'è dietro quel telefono. Oh, la mia sembra che cavo. Pronto! Cavalieri Family! Pensavate davvero di potervi fare una vacanza senza il mio zampino? Professor Mignolo, sei sempre il solito!
finirai per farti una vacanza dentro una camera d'albergo da solo. Vediamo è questa volta da solo a ritornare dalla tua famiglia. Vedete questa risata. Ma che ridi così? Ragazzi, il professor Migno lo sapeva tutto. Già sapeva che io o qualcuno passava dalla porta magica e arrivava proprio qui in questa stanza. La mamma e le bimbe gli ha bloccato il passaggio. E io sono qui da solo con una tovaglia, una molletta. Cosa ci devo fare? E un rossetto rosso. Ma cos'è? Cosa dovrei capire, professor Mignolo? Ma che lo faccio più? Prova ad aprire di nuovo la porta. Questa non si apre mai. Mamma! Aurora! Noemi! Perché? Mi sentite? Sì! Ma mamma è lì con voi? Eccomi, ma dove sei? Mamma, non lo so. Mi sto facendo una vacanza chiuso dentro una stanza da solo. Il professor Mignolo ha bloccato il vostro passaggio. Ma a questo punto possiamo però comunicare. Mamma, cosa state facendo lì? Non so più come tornare, quindi non lo so. Prova a passarmi qualche cosa, vediamo se spunta. Prova a passarmi una bottiglia d'acqua, che c'ho sete, per piacere. Va bene, una bottiglia d'acqua? Aspetta che la prendo. Io non ho capito niente, ragazzi. Prendo la bottiglia d'acqua, aspettatemi, eh. Auri, gliela passi tu ora l'acqua, arrivo, eh. Ecco, ecco. Auri, conviene che voi usciate da qua e mettiamo l'acqua dentro e la passiamo a papà. Mamma, ci penso io, tranquilla. Sei troppo agitata. Mettila qui. Chiudi lo sportello e basta. Basta, speriamo che sia arrivata papà. Chissà se hanno fatto. Pazzesco, ragazzi! L'acqua è arrivata veramente, anche fresca. Grazie, mamma. È arrivata l'acqua! Mamma, è arrivata l'acqua! Va bene, papi, bravo, ok? Bevi. Ma io pure mi voglio fare la vacanza. Scusa, trova un modo per farci arrivare tutti quanti là da te. Sbrigati! Oh. E ora vediamo. Proviamo. Come trovo un modo? Allora, molletta. Molletta, molletta. Puoi appendere gli abiti. Ragazzi, pazzesco! Con la molletta il professor Mignolo ha appeso un foglio. Guardate. Ecco. Eccolo qua, ragazzi. Ogni chiave ha la sua porta. Ogni ingresso ha la sua uscita. Trova il letto segreto. Il letto segreto? Ma di che letto parla questo? Andiamo a vedere. Devo far arrivare qui la mia famiglia. Sarà troppo difficile una roba del genere. Come faccio a trovare il letto magico? Può essere che questo? Questo qua? Ma no, è qui davanti a me. Come può essere il letto segreto? Ma guardo, vediamo. Guardiamolo, guardiamolo. Vediamo. Vediamo se c'è qualcosa. Vediamo qua sotto. No, non c'è niente neanche qui. Dove può essere? Può essere qua. Letto magico. Letto magico dov'è? Oh, qui c'è una fessura, ragazzi. Provo a tirarla. Vediamo se non c'è il professor Mignolo dentro. 3, 2, 1. Letto magico l'ho trovato. È bellissimo, guardate ragazzi. C'è un altro letto sopra questo letto. Qui sembra però che non c'è nulla. Guardate, non c'è proprio niente qui. Cosa devo trovare in questo letto a castello? Andiamo. Ragazzi, lo vedete anche voi quello che vedo io là in fondo? Guardate. Che cos'è? Eccolo. Guardate, è veramente un indizio. Leggiamolo insieme, dai. Volevo leggerlo insieme a mamma e alle mie figlie. Vediamo se mi rispondono. Io lo dico che ho trovato un indizio. Venite, venite anche voi. Mamma mia, ma qua c'è anche poca luce. Apriamo, vediamo cosa mi dicono. Aurora, mamma, Noemi, mi sentite? Ho trovato la soluzione, mi sa, per tornare. Mi sentite? Mi sentite? Non mi sentono più. E adesso cosa devo fare? Vediamo. Guardate. Fatti bella allo specchio e rifletti la tua immagine verso chi si trova lontano da te. Solo la nonna Lulu ha la chiave. No! Devo contare sulla nonna Lulu. Ragazzi, ma voi la conoscete la nonna Lulu? Se la conoscete, lasciate giù un commento e mettete il commento più bello per la nonna Lulu, perché ci salva sempre. E poi, fatti bella allo specchio. Ma io sono un uomo, mi posso fare bella?
e rifletti la tua immagine verso chi si trova lontano da te. Cioè, mi devo truccare e mi devo fare vedere allo specchio. Che disastro, ecco a cosa serviva il rossetto. Mi devo truccare davanti allo specchio. Ecco lo specchio, è qui, devo truccare. Mi vedete? Mi vedete adesso? Ragazzi, mi sentite? Ragazzi, sembro Alba Parietti con queste labbra. Ma non sta succedendo assolutamente nulla. Mamma mia, nonna Lulu, aiutami. Allora, c'è il rossetto che sembra proprio... Aspetta, ma vuoi vedere che posso comunicare con il rossetto scrivendo qui sullo specchio? Magari forse sì. Posso dire alla mamma che la nonna Lulu ha la chiave, così me la passa, perché gli oggetti da qua passano. Vediamo se è vero. Ok, vediamo se è vero, scriviamo. La nonna Lulu, con l'accento sulla U, ha la chiave. Viamo. Vediamo se dall'altra parte in qualche specchio spunta questa scritta. Altrimenti rimarrò qui per sempre, senza la mia famiglia. Chiudiamo la porta, vediamo se mi passano la chiave. Ragazzi, per favore. No, non lo so, Aurora. Ma papà non arriva, non sento più niente. Mamma, guarda. Ma che cos'è questa scritta sullo specchio? La nonna Lulu ha la chiave. Dobbiamo cercare la nonna, no? Ovvio. Andiamo dalla nonna, Auri, Emi, andiamo, andiamo subito. Nonna! Eccomi. Nonna! Sì, sì, nonna, nonna, nonna. Eccomi. È successa una cosa pazzesca, nonna. Dimmi tutto. È successa una cosa pazzesca, nonna, poi ti racconto tutto. Tu hai una chiave? Io ho una chiave e l'ho messa da parte, vedi, sotto l'orologio, per non perderla. Chi ti ha dato questa chiave? Un passante, non lo so, mi ha detto che era vostra, dei Cavalieri Family. Pazzesco, potrebbe essere il professor Mignolo? Mamma, com'era fatto? Te lo ricordi? Non me lo ricordo, non ho fatto caso. Nonna, me la dai sta chiave? Ecco amore, ecco la chiave finalmente. Mamma, possiamo fare la vacanza. Andiamo, Auri. Nonna, no. Scusami, poi torno e ti spiego, sì, eh. Sì, spiegami tutto, mi raccomando. Va bene, andiamo. Ecco, Emi, qua. Amore, dobbiamo passare questa chiave a papi. Voglio. Emi, lo so, anche a me manca tanto papà. Tutto fatto. E chi era questa persona che ha detto la nonna Lulu? Forse era il professor Mignolo. È sempre lui, è il suo zampino, ne sono certa. Ok, la chiave è sicuramente passata. Sì, è passata. Però per avvisare papà, l'unica cosa che mi viene in mente è scrivere sullo specchio quello che ha utilizzato lui per comunicare con noi. Puliamo la scritta di prima. Ti amiamo tanto e ti aspettiamo, ok? Ti amiamo tanto e ti aspettiamo. Speriamo che vada tutto bene. Sono proprio disperata. Niente vacanza, se la sta facendo solo lui, perché secondo me è finita così. Che lui è in vacanza e noi siamo qui. Vediamo adesso che cosa ci dice. Forza, papi. Con rossetto ancora, ma non è... Proviamo ad aprire. Vediamo se ho la chiave. Qua ci sarà la mia scritta. Ma no, che c'è scritto? Ti amiamo tanto e ti aspettiamo. Mamma mia ragazzi, funziona la comunicazione tramite lo specchio. E vediamo se è arrivata la chiave. Sì! La chiave c'è ragazzi. La chiave, l'abbiamo trovata. Posso tornare a casa. Ma da dove però? Non lo so. Mi sentite? Non mi sente nessuno. Questa è sempre chiusa. Però non c'è nessuno sbocco qui per aprire. Questa parte c'è il bagno, ma non ci sono ingressi segreti qui. E il letto magico? Ragazzi, l'unica è quell'armadio. Devo trovare una fessura anche interna per aprirla. Vediamo. Una fessura interna sicuramente ci sarà. Eccola, trovata. Vediamo. E vai ragazzi, spero di tornare a casa e anche questa volta sconfiggere il professor Mignolo. Vado via. Ciao stanza. Siamo potuti neanche uscire da quella porta, era chiusa. Ragazzi, prova ad entrare qui dentro. Vado, ciao. Ah, finalmente sono arrivata la mia famiglia. Questa non è la cameretta! E la mia famiglia dov'è? Il teletrasporto ha sbagliato strada! Ma dove sono?